Ciao ragazzi, sto facendo questo video perché l'ultimo video che ho caricato non è piaciuto a tante persone. Praticamente hanno guardato il video in modo diverso da come volevo farlo guardare io. Vabbè, volevo dire due cose. Prima di tutto, ogni cosa che faccio, un qualsiasi video che faccio, non lo faccio per discriminare Napoli. Perché Napoli è la mia città, io qua sono nato e quindi andrei contro me. Ogni video che faccio, ogni cosa che dico in ogni video, lo dico in modo ironico, senza discriminare Napoli. Perché ci sono persone che guardando i miei video, anche quest'ultimo che ho fatto, si è fatta una risata sopra. Perché non ha dato peso alle parole che ho detto, perché ha capito che erano dette in modo ironico. Erano state dette solo per divertimento, per farsi una risata. Invece c'è chi ha guardato in modo diverso questo video e quindi ha capito tutt'altro. C'è chi ha detto il Papa un miracolo dovrebbe fare, quello di far cambiare persone come te, non mi ricordo bene, comunque di far cambiare persone come te, una cosa del genere. Voglio dire solo una cosa a questa persona, da quanto tempo il Papa fa miracoli? Questa cosa non la sapevo. Fino ad oggi io so che i miracoli li fa Dio, e non so se un umano è capace di fare miracoli. Non lo so. Se poi è sceso Dio sulla terra oppure se è reincarnato nel Papa, me lo dite voi perché non lo so. Ma vabbè, voglio concludere con questa cosa. Molte, molte persone si scippano sotto i miei video perché mi devo vergognare delle cose che dico nei video. Tra virgolette, sempre in modo ironico, le dico. Mi devo vergognare perché discrimino Napoli, perché getto fango su Napoli con i miei video. Allora io vi dico una cosa. Lo conoscete il film Gomorra? E chi è che non lo conosce? Tutti quanti ci hanno visto Gomorra. Tutti quanti ci hanno barato a fil boss, o no? Gomorra è un film girato, diciamo, sulla negatività di Napoli, dove mostra passo dopo passo la criminalità, la camorra che esiste qua a Napoli. E beh, ma perché chi lo film non l'ha giudicata? Perché non avete detto quel film ha buttato fango su Napoli, ha discriminato Napoli, ha fatto vedere la negatività di Napoli? Invece no, vi siete messi a pazzia pure voi. Sta senza pensieri, mo ti spara un mucco. E tutti sti stronzati qua. Può darsi che io tengo un modo di pensare un poco diverso da voi. Forse, non lo so, posso anche sbagliarmi. Però vedendo un video comico dove si ironizza sui problemi che sono di Napoli e vedendo un film fatto proprio sulle negatività e sui problemi che ha Napoli, io andrei a giudicare il video fatto seriamente. Poi non so voi.